si vede che camminava poco. Ha detto che gli era preso il sonno e ha provato a volare. E sì. È volato fin lassù, ha sbattuto lassù in cima e ha tritato ogni cosa. È ancora inagibile parte di questa casa sfondata da un'auto, una Porsche che lo scorso 30 agosto si è schiantata contro quel muro. Una tragedia sfiorata ma che ha lasciato segni ben visibili. Non si può entrare, tanto sopra che sotto. Sono due stanze, una sopra e una sotto, che sono sciolla di fida dai vigili del fuoco. La casa, che si trova ad Olmo, immediata periferia aretina, costeggia proprio la regionale 71, una strada particolarmente trafficata lungo la quale le auto sfrecciano a gran velocità nonostante il limite di velocità a 30 km orari. Non si può passare, non ci si può muovere, altrimenti qui che porta un viale. Quello di Raffaello in realtà è un incubo senza fine che conta ben 3 incidenti in soli 2 mesi. Qui c'è la ringhiera, il muretto, che si vede quel pezzettino laggiù in fondo, che c'era quel muretto e la ringhiera sopra, il cancello, 2,5 metri di cancello. Oltre il danno anche la beffa, tutto è infatti fermo dallo scorso 30 agosto. Una barriera, un qualcosa che possa garantire alla ditta che lavora la possibilità di lavorare, perché qui non è che c'è da mettere un pezzetto di cemento come hanno detto, qui c'è da rifare tutto. Il danno, valutato per alcune decine di migliaia di euro, è coperto dall'assicurazione dell'automobilista, ma purtroppo i disagi vissuti da questa famiglia sono molti. Chi me li ripaga a me? A me il tempo che perdo e cerca quello e cerca quell'altro, no, ma le scartoffie da una parte e le scartoffie da un'altra, però ognuno prende i suoi coccini, torna a casa sua, arrivederci e rimani lì. Dopo gli ultimi incidenti, la famiglia è tornata a chiedere provvedimenti da parte delle autorità. Si vive male anche la notte, perché al primo tonfo che si sente si ha paura che siano a casa, che cada la casa. E ce n'è un'altra, che se non si fa la zetta, io il morto, mi dispiace a chi succederà, ma faccia conto che tutte le notti l'aspetto.